Siamo alla settima giornata di campionato di seconda categoria Girone B. L'Atletico Pomarico sfida in casa il Real Satriano. Si preannuncia una partita difficile, infatti l'Atletico dovrà vedersela con la prima in classifica. Un buon Pomarico messo in campo dal mister Cetera, che ordina ai suoi giocatori di pressare sui portatori di palla. Nonostante i numerosi attacchi del Pomarico, l'imperiosa difesa del Satriano blocca ogni ripartenza e nel primo tempo il Satriano andrà in gol su un'azione fortuita. Nel secondo tempo, sempre il Satriano raddoppierà festeggiando e cantando la vittoria ormai certa. Ma quest'ultima non aveva fatto i conti con lo spirito combattivo dell'Atletico Pomarico che, dopo il gol di Fabio Montano, acquista sicurezza nei propri mezzi e al 90esimo, su calcio di punizione ancora con Fabio Montano, regalerà il gol del pareggio, lasciando così incredule anche il portiere avversario. La partita poi finirà con il risultato di 2-2. Vediamo ora le interviste. Siamo con Fabio Montano all'interno dell'Athletic Bungalow, dell'Atletico Pomarico, allo stadio La Manferrara. Fabio, oggi hai segnato la quarta doppietta in sette partite. Com'è stata la tua prestazione oggi? Sono molto felice per la mia prestazione, ma soprattutto per quella di tutti i miei compagni di squadra, dove hanno messo veramente tanta grinta a disposizione. E siamo stati in grado di ribaltare questo risultato. Non era facile, eravamo sotto di 2 gol, siamo stati bravi a riprenderla. Anche alla fine, al 90esimo, è arrivato questo gol su punizione, sono molto felice. Ricordiamo che Fabio Montano oggi ha siglato il nono gol e dovrebbe essere il capocannoniere del girone. Raccontaci un attimo la dedica del gol, abbiamo visto che hai fatto la rincorsa verso la tribuna. Sì, è al nostro amico Cobra che tra 2 giorni compie gli anni e ci teneva molto che dedicassi un gol. Va bene, grazie Fabio, speriamo, ti auguriamo tanti gol per te e per l'Atletico. Siamo con Mister Cedera, sempre all'interno dell'Athletic Bungalow. Mister, come ti è sembrata la prestazione dei ragazzi oggi? Oggi non ho da dire niente a nessuno, è stata una prestazione eccellente, veramente con il cuore. Hanno giocato con grinta, passione e veramente con gioco, cioè hanno giocato forse una delle migliori partite dell'Atletico. Non voglio premiare un singolo come Fabio, come altri che hanno segnato, però voglio premiare tutta la squadra. E anche di più un giocatore in particolare che ha giocato in panchina, Vincenzo Di Motta, perché per me oggi è stato come un secondo allenatore, mi ha dato due o tre consigli e si è dimostrato veramente che c'era anche nel cuore l'Atletico. Ricordiamo che pian piano stiamo recuperando due pedine fondamentali dell'Atletico, che sarebbero Giovanni Carioscia e Walter Schiavone. Come ti è sembrata la loro prestazione oggi? E ricordiamo anche Giovanni, domenica scorsa fece il gol vittoria, quindi si stanno inserendo pian piano tutti. Si stanno inserendo veramente bene e oggi non era facile questa partita, ho cambiato modulo, ho cambiato qualche giocatore, però hanno tenuto il campo. Walter rientrava dopo 2 mesi quasi, Giovanni ha giocato già la scorsa volta, è entrato bene in partita, ha dato il suo contributo anche per il gol. Walter ha dato vitalità, ha giocato a pallone. È molto importante questo risultato che abbiamo fatto oggi. Gli obiettivi dopo la settima partita di campionato per l'Atletico, qual è per te? L'obiettivo è di non perdere mai, veramente, me lo auguro. Sarà difficile perché abbiamo incontrato oggi una squadra veramente forte, però purtroppo nel calcio ci gioca anche l'arbitro. L'arbitro oggi ha fatto la sua parte. Anche per noi non è stato bello vedere una partita del genere, però fa niente, non possiamo farci niente. Comunque io spero di andare avanti il più possibile nelle zone alte della classifica. Va bene Rocco, grazie. Ricordiamo il finale dallo Stadio Comunale Manferrara, Atletico Pomarico 2, Real Satriano 2. Ci sentiamo ai prossimi aggiornamenti.